Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video sulla mia routine di allenamento. Finalmente, dopo che me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram e su YouTube, vi racconto come è strutturata la mia settimana di allenamenti e cosa faccio, come mi alleno. Prima di iniziare voglio premettere un paio di cose. Uno, purtroppo non riesco ad allenarmi sempre come vi mostro in questo video. La settimana che vi sto per mostrare è stata una settimana rara, bellissima, in cui sono riuscita ad allenarmi quando dovevo, quindi lunedì, martedì, il giovedì e il venerdì. Purtroppo questo non accade sempre. Come vedete, non sono a casa, sono in una location molto differente da casa mia e presto la vedete in un prossimo video perché mi trovo in Inghilterra, nella campagna inglese. E sono qui per lavoro, quindi essendo qui lunedì, martedì, mercoledì, questa settimana, ad esempio, non riuscirò assolutamente a seguire il mio programma. Ma perché? Perché ho impegni di lavoro, perché ho impegni sociali, essenzialmente perché sto vivendo. Se non riusciamo a rispettare la nostra tabella di allenamenti, amen, c'è sempre il giorno dopo, dobbiamo sempre pensare a allenarci a vita e visto a lungo termine e guardando davvero il big picture, come dico sempre, un singolo allenamento saltato, non fatto, non cambia assolutamente niente, non è un dramma. Un'altra cosa che ci tengo a specificare è che io sono sempre in movimento, ho uno stile di vita attivo. In questo video vedrete alcuni miei allenamenti abbastanza statici, però non limitatevi al solo allenamento, la mia giornata è vissuta da un punto di vista active. Prendo le scale invece che l'ascensore, vado a piedi invece che il motorino, porto le borse della spesa. Sono piccoli gesti della mia giornata che comunque mi rendono attiva. Quindi non pensate che avere uno stile di vita sano significhi solo allenarsi, andare in palestra. Potete avere uno stile di vita sano anche senza allenarvi, ma essendo sempre attivi in movimento. Sono esercizi o stimoli al corpo completamente diversi, però io sono sempre convinta che come si vive la propria vita sia quello che ci rende fit, che ci rende atletiche, sportive, non l'ora di allenamento passata in palestra. Bene, dopo questa introduzione, spero di aver detto tutto quello che volevo dire, anche se di sicuro mi sono dimenticato qualcosa. Io vi lascio il resto del video. Mi raccomando, se il video vi piace, anzi, fatelo ora, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ora. Ho appena finito il primo allenamento della settimana qui da Sara. Solitamente con Sara mi alleno due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. È solitamente un allenamento di forza, in specifico dell'upper body. Poniamo tantissima attenzione sull'esecuzione degli esercizi e facciamo esercizi molto tecnici. Quindi solitamente prima di iniziare facciamo dell'attivazione muscolare usando gli elastici, soprattutto per la spalla, perché ho dei problemi alla spalla, in quanto questa, quella di sinistra, mi esce, soprattutto quando carico molto, quando faccio dei movimenti che non gli appartengono. Dopo aver fatto mobilità facciamo un altro po' di riscaldamento, poi inizia il workout. Ogni volta cambia e ogni volta è diverso. Ad esempio, la settimana scorsa è stato molto concentrato sullo sviluppo della forza dell'upper body, quindi abbiamo fatto davvero dei circuiti con carichi pesanti, quindi magari meno ripetizioni, più peso, oppure anche esercizi tipo sfinimento, come potrai fare i piegamenti, eccetera. Oggi invece abbiamo fatto due esercizi ripetuti in un circuito in stile EMOM, quindi in poche parole significa che si esegue un esercizio per il numero di ripetizioni richieste. Terminato quello si aspetta la fine del minuto e si inizia l'altro. Abbiamo fatto così con due esercizi, il kettlebell snatch che ho imparato a fare oggi, quindi se me lo volete fare un pochino titubante o comunque malino è perché davvero l'ho imparato adesso e questo è un esercizio che va a colpire tutto il corpo perché comunque vengono coinvolte le gambe, viene coinvolto l'addome, ma soprattutto vengono coinvolte le braccia. E poi abbiamo fatto un altro esercizio che si chiama i Farmer's Kettlebell Walk, una roba del genere. Cioè praticamente sembra una cavolata, perché in poche parole devi prendere in mano i pesi e camminare avanti e indietro, però ragazzi è tostissimo, soprattutto se fatto con pesi importanti, ma soprattutto per me, che io se mi metto un peso in mano e lo lascio andare, la spalla mi cede e mi cade. Quindi io ho dovuto fare maggiore e ancora più attenzione al fatto di tenerla su e tenerla in posizione, e questi esercizi a me servono tantissimo per sviluppare i muscoli che proteggono il fatto che la mia spalla esce, perché ho avuto un trauma da bambina e quindi quando faccio gli esercizi o comunque quando mi alleno devo stare molto attenta a non stimolarla nel modo sbagliato e farle fare i movimenti sbagliati. Questa è una parte dei miei allenamenti che mi piace un sacco, perché comunque sono esercizi, sono allenamenti studiati su di me, sul fatto che devo non solo migliorare di performance fisicamente eccetera, ma anche si vede un po' l'allenamento come prevenzione, cioè come cura del fatto che io ho questo problema alla spalla.
Inoltre questo esercizio lavora tantissimo sul muscolo qua, nell'avambraccio e sulla presa. Infatti ho le mani dilaniate e mi sono sentita come quando sto magari tantissimo tempo appesa alla sbarra a fare gli esercizi. Quindi tutti questi esercizi che facciamo sono propedeutici per quelli che sono i miei obiettivi in futuro. Per riuscire a fare una trazione, per riuscire a fare la verticale, non si deve allenare solo la trazione e solo la verticale all'infinito finché non arrivano, ma bisogna fare tutto un percorso di esercizi fondamentali o comunque pre per riuscire a arrivare a fare determinati movimenti. Io ad esempio non ho provato ad andare in verticale per 3-4 mesi, ho continuato ad allenarmi con Sara con costanza secondo il suo programma e ho riprovato a fare la verticale la settimana scorsa e nelle stories avete visto che sono migliorata tantissimo pur non avendola allenata, quindi super soddisfatta. E poi abbiamo terminato il workout con un circuito di addome, che io non sono forte nell'addome, posso avere gli addominali, può sembrare che abbia gli addominali, però vi giuro soffro tantissimo l'addome e allenarlo, però è una parte del corpo fondamentale, il centro di tutto e deve essere assolutamente stimolata e allenata. Più forte è l'addome, il core, quindi proprio il tronco, la parte centrale del corpo, più gli esercizi, soprattutto a corpo libero, ma in generale tutto migliora. Quindi, primo allenamento della settimana andato, noi ci vediamo domani per il secondo. È martedì e sto per andare a fare la seconda sessione di allenamento di questa settimana ed è idrospinning. Da circa 3 settimane ho integrato questo allenamento nella mia routine. Questo perché sentivo il bisogno di allenare in modo diverso le gambe. Io credo fermamente che il modo in cui alleniamo il nostro corpo da piccoli e quindi come i nostri muscoli crescono e si formano diventino poi la base muscolare del nostro corpo, nel senso che io sono cresciuta facendo un allenamento molto cardio e sono cresciuta facendo basket e secondo me questo è il modo davvero in cui io posso allenare bene le gambe. Sollevamento pesi ha fatto tanto, soprattutto nel momento in cui dovevo costruire massa e creare muscoli, però adesso sento il bisogno di stimolare diversamente le mie gambe. Ho iniziato da poco tempo, quindi ancora i risultati non ci sono, però dopo ogni lezione mi sento come quando corro per 10 km, quindi una stanchezza muscolare del quadricipite e del femorale importante, però sono consapevole del fatto che non ho sforzato le ginocchia e non ho impattato sui tessuti e la corsa purtroppo, soprattutto se fatta con poca costanza, perché è quella che faccio io, non è proprio ottimale per il discorso ritenzione, cellulite eccetera. E un'altra cosa, io mi sono sempre trovata bene dopo l'estate, dopo che ho nuotato per mesi e mesi, perché sento che su di me l'acqua funziona veramente. Quindi questo è il mio secondo allenamento incentrato solo sulla gamba e adesso vado a farlo. Terzo allenamento della settimana, sono da Sara, oggi ci alleniamo insieme. Riscaldamento sono 2 esercizi, piegamenti e quegli esercizi lì, e lo stiamo facendo in modalità piramidale discendente, quindi 10, 8, 6, 4, 2, morte. Meno male che finisce 0. Addominali e sei quadretti quasi. Sì. No, oggi sono in strapump, cioè va, secondo me è la luce. Cos'è sta roba? Questo è un lipido, altro che pump. Ora Sara sta scrivendo il circuito assassino di forza per l'upper body. Ah. È un po' più veloce se ce la fai. Tre, tieni quando vai indietro, eh. Thank you.
settimana andato, come avete visto, è più o meno molto simile a quello del lunedì, e infatti è un allenamento di forza concentrato sull'upper body. Una cosa che mi piace tantissimo di questi allenamenti e di quello che vi sto mostrando è che allenarsi non significa esclusivamente andare in palestra e bruciare calorie. Cioè, vi sto facendo vedere che due volte alla settimana faccio allenamenti molto statici, cioè allenamenti concentrati sullo sviluppo muscolare, sullo sviluppo della forza, e quindi è proprio un approccio diverso all'allenamento, non concentrato sul bruciare calorie, aumentare il dispendio calorico eccetera, ma più volto a costruire qualcosa. Ovvio, cardio è importante, infatti io lo faccio, lo vedrete domani, ma lo faccio anche il martedì, perché idrospinning è un allenamento cardio. Spesso mi dite: ma quattro volte tantissimo, non riuscirei a sopportare. Certo, infatti neanch'io. A parte che tra un allenamento e l'altro di cardio magari recupero, cioè io non potrei mai fare quattro volte alla settimana idrospinning, muoio. Ma come non potrei mai fare ogni giorno un allenamento come questo, cioè avrei le spalle a pezzi, ma poi soprattutto non sarei performante nei vari allenamenti. E non potrei mai fare il circuito cardio più di una volta alla settimana. Ho provato a farlo in passato. Sapete che io testo di tutto su me stessa e sono arrivata a questa conclusione. Adesso, facendolo una volta alla settimana, quindi recuperando fra una sessione e l'altra, io arrivo ad ogni allenamento riposata e sono molto più energica. È ovvio che se voi vi allenate una volta alla settimana, allora tenderete a distruggervi quella volta a settimana, perché ormai siete in palestra, ormai correte, ormai fate cardio, ormai fate tutto. Però se andate più spesso e vi integrate diversi tipi di allenamenti, questo vi permette di variare, e quindi non necessariamente dovete uccidervi e ammazzarvi ogni volta. Ci sono diversi tipi di sforzi che si possono compiere. Gli allenamenti che faccio qui, anche se statici, sono comunque duri, cioè io arrivo alle ultime ripetizioni che sto male, ma proprio a livello muscolare e non di fiato, di cardio eccetera. Poi in realtà, sollevando pesi pesanti, il cuore batte, però la fatica dura quel minuto del recupero e poi siete tranquilli, basta. Quindi terzo allenamento della settimana finito, noi ci vediamo domani per il quarto, sudatissimo, non vedo l'ora, workout. Ho appena finito l'ultimo allenamento della settimana, nonché il mio secondo workout cardio. Questo lo faccio in palestra e essenzialmente consiste in un circuito ad alta intensità. Lo scopo è quello di farmi salire i battiti e farmi sudare. Quello che svolgo è un circuito che prevede della corsa, ma non solamente, e essenzialmente consiste nell'esecuzione di esercizi a corpo libero ma con alte ripetizioni. Ad esempio oggi ho fatto 100 squat, 100 push up e 100 trazioni. Volevo morire. Adoro fare questo allenamento a fine della settimana perché mi dà proprio la botta finale, mi dice: bene, hai dato il massimo, ora puoi goderti il weekend e ci rivediamo lunedì. E adoro sudare. Io non sudo spesso, però qui in McFit sudo, probabilmente perché è un ambiente un po' più chiuso rispetto a quando mi alleno da Sara, che è un ambiente molto più aperto. Comunque, questo quindi è l'ultimo workout della mia settimana. Quindi, ricapitolando, sono due allenamenti basati sulla forza, soprattutto dell'upper body e del core, quindi dell'addome, e due più cardio. Uno totalmente solo gambe, quello di idrospinning, e quello del venerdì che è un total body, si potrebbe dire. Quindi questo video si conclude qui, io spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Fatemi sapere che altri tipi di video, allenamenti o in generale volete. Io intanto sono in stra mega pump. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!